Christi sunt agni novelli, qui annunzia venum alleluia. 14 secolo, su una chiesa dell'anno 1000 costruita su uno sperone di roccia a picco della vallata Feltrina, alle porte di quelle che un giorno si chiameranno Dolomiti, un anonimo frescante dipinge un'ultima cena. È un tema ricorrente nell'iconografia religiosa del tempo, ma qui, in questa terra al confine con l'impero, l'ultimo pasto di Cristo è quantomeno singolare. Di certo non si limita a raffigurare quanto dicono i Vangeli, ma spalanca una finestra sulla quotidianità degli uomini del tempo, che è in fondo la radice del nostro presente. La chiesa di cui stiamo parlando è la Basilica dei Santi Vittore e Corona, sul Monte Miesna, una struttura che ha origini antichissime. Secondo la tradizione, venne edificata entro il 1101 da Giovanni de Castellani d'Avedor, feudatario di Enrico IV, che aveva partecipato alla prima crociata. La chiesa, al cui interno ora ci troviamo, ebbe da subito una funzione importantissima per tutto il territorio circostante. Qui infatti erano conservate le spoglie dei santi martiri Vittore e Corona, patroni della diocesi di Feltre, che ad essi si rivolgeva per chiedere protezione e grazie. E questo aiuta a comprendere quanto la basilica in cui ci troviamo fosse forse il luogo più sacro del territorio feltrino e non solo. La venerazione delle genti del posto nel tempo si espresse anche attraverso la decorazione della chiesa, iniziata nel XII secolo. Da allora poco è cambiato, grazie anche ai recenti restauri che hanno permesso la conservazione e valorizzazione di questi affreschi straordinari. Data l'importanza del luogo in cui ci troviamo, la loro esecuzione non poteva essere affidata ad artisti di basso livello ed anche i messaggi che questi affreschi trasmettevano dovevano essere attentamente considerati. Nulla era lasciato al caso ed è questo che oggi fa di queste raffigurazioni una sorta di finestra aperta sugli uomini di quel tempo, permettendoci di comprendere anche quello che i documenti non dicono. Emblematica in questo senso è proprio l'ultima cena. In questa chiesa, dove ogni muro era una pagina preziosa su cui scrivere una storia per immagini che parlasse alla comunità, di ultime cene ce ne sono addirittura due. La prima, più raffinata, decora la fascia inferiore del lunettone destro del presbiterio, sostenuta da un arcone decorato con motivi cosmateschi. È una fedele riproduzione della più tradizionale delle iconografie che celebrano questo episodio evangelico, con apostoli che sembrano nobili convitati ad un pasto solenne. Una tavola che è ben distante dalla mensa dei poveri, che pare essere invece l'altra ultima cena. Anche il luogo in cui è collocato l'affresco è più umile, non presso l'altare, cuore della liturgia, ma quasi in ombra, alla fine della parete della navata di destra. Giuda non siede più su uno scranno prezioso, ma su uno sgabello di legno, di quelli che ancora si ritrovano in qualche vecchia cucina del luogo. Ma a fare la differenza è soprattutto quel che si ritrova sopra la tavola. Ci sono, come di consueto, i segni del sacrificio eucaristico, il pesce, il pane, il pane azzimo in una coppa davanti a Cristo e sempre davanti a Cristo un animale senza testa, forse un agnello a ricordare il prossimo sacrificio. E poi le brocche ed i bicchieri per il vino.
Ma a fianco di questi elementi ce ne sono altri che appartengono alla quotidianità del tempo, quasi che il frescante avesse voluto avvicinare e rendere più presenti agli uomini di allora i fatti narrati nel Vangelo. E vediamo allora alcuni frutti comuni per il luogo, forse pere, mele, castagne. Ma soprattutto spiccano i gamberi, 27 gamberi rossi di fiume. Qui vicino scorre il Piave. Un tempo, nelle acque pulitissime ed ossigenate di questo fiume vivevano proprio i gamberi, che erano un cibo comune e fruibile da tutti, anche dai più poveri. Ed era così lungo tutto l'arco del fiume, a testimonianza di un rapporto antico e vitale tra il Piave e le popolazioni delle terre che esso attraversava. A conservarne memoria è proprio l'arte, perché affreschi come l'ultima cena di San Vittore si ritrovano lungo tutto l'arco del fiume, da San Polo di Piave nel Trevigiano a Feltre e poi nel Trentino. Questi affreschi sono come un modulo che si ripete con pochissime variazioni, quasi a voler trasmettere un messaggio. Ed è questo che ha fatto ipotizzare gli studiosi che forse il gambero potrebbe essere proprio un simbolo. Nella simbologia cristiana esso ha un significato legato alla risurrezione, in quanto nella sua trasformazione cambia le spoglie. Ma qui, nell'ultima cena, sta probabilmente dicendoci molto altro. Lo hanno spiegato bene alcuni studiosi che hanno analizzato questo affresco e gli altri simili. Il gambero cammina all'indietro, va in senso contrario, esattamente come fanno nella fede gli eretici. E di eresia a Feltre, come lungo tutto il Piave, all'epoca in cui furono realizzati questi affreschi si parlava spesso, perché era sufficiente dubitare di quel che diceva la Chiesa per cadere nel più grave degli errori, l'eresia, appunto. Come oggi, anche il periodo che va dalla fine del 300 all'inizio del 500 fu un'epoca di grandi trasformazioni culturali, politiche e religiose che segnarono la definitiva fine del Medioevo e il passaggio all'età moderna. Una trasformazione che toccò profondamente le coscienze anche a livello popolare, rinnovando e talora sconvolgendo costumi di vita ed abitudini secolari. In quel tempo, proprio come sta accadendo oggi, si diffuse una critica crescente a tutte le forme di potere, in primis la Chiesa, che vide seriamente intaccata la propria unità interna. Il dissenso verso essa crebbe con un valore politico e sociale, non solo religioso. Ed anche i ceti più umili contestarono la gerarchia ecclesiastica e vi fu chi dichiarò il proprio distacco da una Chiesa lontana dal Vangelo. Ma allora il libero pensiero era più ostacolato di oggi ed anche solo dubitare era espressione di eresia. E forse è questo il monito silenzioso che i gamberi ci vogliono comunicare. Questo doveva essere quel che leggeva in questo affresco chi entrava in San Vittore. Ma noi che lo guardiamo ad oltre 7 secoli di distanza, questo affresco racconta molto altro. Ad esempio, come mangiavano e cosa bevevano gli uomini di quel tempo. Sulle tavole ci stava il vino, non l'acqua, ed infatti anche nell'affresco di San Vittore troviamo delle brocche ripiene proprio di vino. Vino rosso, non bianco, perché il vino rosso era ritenuto più popolare e per renderne più intenso il colore, per rendere il vino più colorato, spesso lo si tingeva con uva selvatica o con delle bacche nere. Dall'affresco capiamo anche che gli apostoli mangiavano con le dita. Fosse oggi, diremmo che amavano il finger food.
Ma quella che per noi è una moda deriva proprio dall'antica usanza di prendere il cibo con le dita. Le forchette infatti non si diffusero in Europa prima del Settecento, erano considerate strumento di mollezza e perversione diabolica. Così gli uomini del tempo vivevano il cibo come una esperienza che coinvolge tutti i sensi, non solo il gusto e l'olfatto, ma anche il tatto. Diverso è il caso del coltello, ed infatti sulla tavola di questa ultima cena ne troviamo affrescati diversi. Nel Medioevo era uno strumento abituale, non però come noi oggi lo intendiamo come posata individuale, ma piuttosto come accessorio collettivo a disposizione dei convitati per una prima spartizione delle vivande prima che ciascuno se ne servisse con le mani. Non è infatti un caso che su 13 convitati all'ultima cena i coltelli fossero solamente 7. Anche i piatti non sono uno per ogni convitato. Nel Medioevo, infatti, il cibo, quando non veniva posato su una fetta di pane, veniva adagiato su un tagliere di legno che serviva per 2 convitati, con la speranza che uno non fosse troppo vorace. Anche allora, lo stare a tavola era non solo un semplice nutrirsi, ma una espressione di civiltà, di rispetto per l'altro, un momento di condivisione da gustare piano e prestando attenzione agli altri commensali. In questo, forse, il Medioevo ha ancora molto da insegnarci. Uccereus iste in honore in tui nominis consecratus. Ad notis suius caliginem destruenda, in deficiens persevere, et in odorem suavitatis acetus, supernis luminaribus misceatus, flamma seius, lucifer matutinus invenia. Illarin quam Lucifer qui nescit occasu, ille qui regressus ad inferis, humano generis serenus illusit. Precamur ergo te Domine, ut nos famulos tuos sonnenque clerum, et devotissimum populum, una cum beatissimo Papa nostro et antistite nostro, quiete temporum concessi.